Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dovrebbe appoggiare la Moratti? No. Chiudo con questo. No, non è possibile appoggiare una, non una generica esponente di un'area di centrodestra, ma una ex sindaca che hai contrastato e che hai anche sconfitto alle elezioni e non può diventare la tua candidata, altrimenti veramente la gente non è che non va più a votare, proprio voglio dire, non so se... Cosa deve fare un elettore di centrosinistra che vive in Lombardia? Davide Vecchi, che adesso correrà per il terzo polo alle regionali in Lombardia. Adesso vediamo, secondo me non ce lo vedo. Mi auguro di no, perché per il PD sarebbe la fine. Il terzo polo, c'è Calenda e vedremo quello. Ma sono la Lombardia è un mondo a parte. Di Moratti, Calenda. Sì, sì, ma Calenda è entusiasta da quando ha fatto l'alleanza. Si è trovato d'accordo con Renzi. Prima con Letta, no? Prima gli ha detto sì, poi no. Poi è arrivato Renzi, si è fidanzato e ha scoperto l'entusiasmo politico. Soprattutto di Calenda. E anche molti osservatori l'hanno scritto. Attenzione Partito Democratico, non ti fare sfuggire comunque questa occasione imperdibile. No, poi si parla del ticket con Cottarelli, insomma, no, che fa parte del Partito Democratico. Io credo che il PD adesso, dopo l'esperienza e gli esperimenti fatti dal Movimento 5 Stelle, dovrebbe fare e seguire il consiglio di Bersani, tornare alle proprie minime origini, cioè due o tre valori chiari di centro-sinistra, appunto. Oggi c'è la segreteria, peraltro, che sempre per avviare il famoso percorso congressuale. Ciao Mirta, buon lunedì!